Oggi biscotti. Choco, coco, cookie. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui, finalmente siamo tornati. Bentornati dalle vacanze! Ben ritrovati su Due Cuori e una Cappa, ci siamo presi una lunga vacanza, ma torniamo col botto! Pam, pam, pam! Benissimo. Hai fatto il botto? Sì, l'ho fatto da qua dietro. Come se l'abbia... No! Bene, e quindi basta fare botti e andiamo bene a fare i biscotti, no? Va bene, biscotti che però, a differenza sua, profumano. Spostiamoci di là. Quanto sei di cattivo gusto? Facciamo il choco cocco cookie. In una planetaria mettiamo 100 g di burro e 50 g di olio di cocco, 160 g di cocco rapé, 300 g di farina 00, io invece lo sto usando integrale, 150 g di zucchero di canna, 100 g di zucchero semolato, un uovo, due cucchiaini di essenza di vaniglia, mezza bustina di lievito per dolci, gocce di cioccolata, quante ne volete, io ne metterò 150 grammi, abbondiamo, 200 grammi. Planetaria, oppure con una spatola impastate il tutto. Gancio a foglia e velocità minima. E ora il segreto dei miei cookie, la lavorazione a caldo. In un wok versate tutto il contenuto e accendete a fiamma bassissima per qualche secondo. Il segreto sta nel fatto che così non fonde solo il burro, ma si scioglie e si amalgama anche lo zucchero e il cioccolato. Poco poco, appena il fondo comincia a liquefarsi, staccate e mescolate tutto assieme. E così viene a sprigionarsi anche tutto il sapore del cocco rapé, che essendo essiccato rinviene e sprigiona tutta la sua fragranza. Intanto accendete il forno a 180 gradi, io lo sto mettendo ventilato, ma anche statico a 185 va benissimo. Quando il fondo inizia ad agglomerare, vi faccio vedere, voilà, così siete pronti per staccare la fiamma. Prendiamo il nostro impasto, creiamo una pallina e poggiamola sulla leccarda del forno schiacciandola leggermente. Distanziamo bene le palline tra loro. Fate così con tutto l'impasto. Bagnatevi la mano, schiacciate leggermente le palline e infornate a 180 gradi per 15 minuti. Nella parte medio-bassa del forno. Ci vediamo dopo. Ed eccoli qui, belli e pronti. Adesso facciamoli raffreddare ben bene e dopodiché li assaggiamo. Hanno un aspetto discutibile, ma sono molto buoni, ve lo posso assicurare. Bene, adesso li sforno tutti, faccio un po' di foto e ci vediamo dopo per parlarne. Come semplice fare questi botti? No! Questi biscotti, scusate. Questi buonissimi biscotti, i Choco Coco Cookie. Provateli questi biscottoni Choco
coccolato e cocco tutti da sbranare. È il periodo giusto per provare i biscotti. Eh sì, siamo tornati proprio con dei biscotti. Questa è la prima tranche, la seconda la vedrete nel prossimo video. Quindi, se non siete iscritti, per non perdervi la prossima ricetta e tutte quelle passate, cliccate su iscriviti, pigiate sulla campanella per non perdere i futuri video, ma soprattutto condividete i video, va bene? Mi raccomando, e allora, se non condividi, la ciambella non ti verrà mai col buco. E il biscotto ti verrà bruciato. Promesso! Che brutto buco! Sì, io mi toccherei. Comunque, bene, allora noi ci vediamo per una prossima ricetta, no? Sì, sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, siamo tornati.